E così? Ramona! Presente quel video di Queen, The Freddie Queen. Mercury, quando passava l'aspirapolvere? Ah, non lo sapevo. No! I Vieni want qua. to dance with Buongiorno. Qualche tempo addietro mi ha contattata un'azienda magnifica, inaspettatamente. Mi sono sentita anche molto gratificata il fatto che avesse scelto me fra tante. E questa azienda mi ha proposto un articolo per la casa che avrei sognato da tempo, che si tratta di un aspirapolvere senza fili. Ovviamente si tratta del brand Tineco, un brand che ha il suo perché nella storia degli aspirapolveri senza filo che sono nati dopo l'aspirapolvere più prestigioso, ma ha poco da invidiare seguendo quello che ho visto anche su altre piattaforme, non avendo nulla da invidiare a quelli più prestigiosi. Comunque sono rimasta emozionata. È un mese che lo provo, a intervalli che lo provo io e lo prova Ramona. All'inizio mi sono spaventata ho accettato quindi. All'inizio mi sono spaventata su come assemblarlo, su come organizzarlo, perché io su queste cose di elettrodomestici, anche se devo abitare una vita, non sono capace. E quindi mi sono fatta aiutare dal figlio di Ramona e vi metto qui un po' di immagini di tutte le prove che ha fatto lui, che per lui erano semplicissime, il montaggio e tutto qua. Ma il montaggio alla fine dei conti è semplicissimo e l'abbiamo messo subito in funzione. Poi mi sono stoppata perché mi sono influenzata e dopodiché l'ho riprovato con Ramona e qui vi metto un po' di immagini dell'uso anche un po' cioè, divertenti. Allora proviamo qua, dai. Mettilo in potenza invece che in automatico, in potenza più grande. Però rimane sempre blu, non c'è niente di rosso, vuol dire che non c'è niente di sporco, capito? Tanto troppo sporco, troppa polvere. Ecco qua, già per aver fatto un poco, la polvere c'è. Lo vedi? Sì. Ha ripreso. Eppure questa stanza era chiusa, ma io ho questo problema. E il fatto che c'è, guarda, guarda, guarda la polvere. Pazzesco come si vede la polvere, eh? Guarda, vedi i capelli miei? Pazzesco, mettilo in potenza, perché un po' vedi. Ovviamente in potenza consuma di più.
Ecco qua che cosa abbiamo raccolto con 2 minuti di ripresa. Incredibile. Ok, va bene, Ok, grazie. Questa è la batteria, vabbè, ve le faccio vedere dopo. Sei contenta? Eccolo, il gioiellino è qua. È già tutto montato perché farvi vedere, ma è una cosa abbastanza semplice. Qui è montato con la spazzola per i pavimenti, per aspirare i pavimenti. Tutto il corpo, anzi, la spazzola la elimino, basta premere il pulsante. Scusate, ma è anche il corriere. Quindi questo qui è l'asse, l'asse, il tubo in un metallo che contiene la spazzola per aspirare i pavimenti. È una spazzola dotata da setole morbide e setole dure. Aspira molto bene. Ho tolto questo. Vi faccio vedere già che ci sono gli altri accessori. Questa è la spazzola per i tappeti. Questa è per andare negli angoli e questa è l'altra spazzola che serve per... E questo è il corpo motore, la cui batteria è ancora in alto. Ecco, questo è il corpo motore che si può gestire facilmente e anche qui possiamo mettere con un semplice clic gli strumenti che ci servono per aspirare. Qui c'è il display. Una volta acceso, questo va in forma in maniera normale, ma possiamo aumentarlo in forma non automatica, alla massima potenza, per aspirare laddove riteniamo sia più sporco. Qui c'è una luce blu. Questa luce blu diventa rossa quando lo sporco che stiamo, la polvere, sono tante, diventa rosso. Questo è il grado della batteria. Ecco, va a batteria, è in funzione normale, funziona circa per 50 minuti, mentre per l'utilizzo ad alta aspirazione dura molto meno. Questo forse è l'unica cosa. Si può acquistare una batteria di riserva che è alloggiata qua. Io l'elimino con semplicità e ho una base dove la ricarico. Per la ricarica ci vogliono 3-4 ore, quindi è preferibile avere una seconda batteria se si ha una casa abbastanza grande. È maneggevole. Adesso io vi faccio vedere qui. Ho aspirato stamattina, no, stamattina, perdonatemi, direi una bugia, l'altro giorno e ho voluto volontariamente lasciare quello che ho trovato. Questo è un aggeggio che si può togliere tranquillamente, dove da qui si preme e si svuota nella spazzatura. Allora, le funzioni, qui c'è il pulsante per metterlo in funzione. Per evitare di tenere il pulsante sempre in funzione, c'è questa levetta che fa sì che sia sempre in funzione. Non so se mi sono spiegata.
qui dentro all'interno c'è una spia per fare la connessione con il wifi e all'applicazione. Questo significa, ma io su queste cose, utilizzare l'applicazione, non lo faccio neanche con i robot, perché proprio non sono in grado. L'altra cosa interessante che ha, siccome questo blocco motore ha un filtro che è posizionato qui, c'è un altro filtro in dotazione che in questo strumento, eccolo qua, no, c'è quest'altro filtro. Ecco, questo filtro è pulito. Io ho provato a pulire il filtro che ho utilizzato lì dentro, inserendolo qua dentro. Per un po' si può fare così, attaccandolo al blocco motore. In questa maniera il filtro viene pulito. Quindi sono due maniere per pulire il filtro, così. Oppure sciacquarlo in acqua e lasciarlo asciugare. Poi ci sono spazzolini vari per pulire le cose. Allora, ci sono video molto più tecnici dei miei, assolutamente, per poter dimostrare la bontà. È una cosa necessaria? No, non è necessaria. Utile per chi vuole essere all'avanguardia. Dunque, la potenza credo che sia sui 500 volt, che è sicuramente inferiore agli aspirapolveri professionali. Questo a mio parere. E per il mio tipo di pavimento, che sono cementine antiche con delle fughe ormai tipo di pavimento, anzi adesso è passata la cera e quindi sono migliori di come si vedono in queste foto. Per questo tipo di pavimento va così e così, cioè bisogna metterlo sempre a velocità più alta, quindi con un consumo alto di batteria. Ma per chi ha una casa, diciamo, di 80-100 metri quadri e che ha un pavimento moderno, insomma, di recente installazione, anche delle case degli anni 60, questi sono pavimenti che hanno 100 anni. Capisco che sono acquisti importanti. Io ho avuto il piacere e l'onore di riceverlo in regalo e ne sono strafelicissima, strafelicissima perché ho difficoltà a passare l'aspirapolvere per via di questo problema alla schiena. E con questo faccio molto presto a dare così un'aspirata alle stanze che frequento, che poi è la cucina e la mia camera da letto in massimo. Però devo dire che economicamente parlando, se si può affrontare questa spesa, sono degli strumenti che agevolano la manutenzione dei giorni d'oggi. Io adesso in descrizione vi metto anche lo sconto che mi hanno concesso per i miei follower. Vi ripeto, vi posso suggerire dei canali, dei video, anzi forse ve ne metterò qualcuno dove le specifiche tecniche saranno ancora più interessanti dei miei, proprio perché sono negata con tutto quello che è la tecnologia e quindi mi scuserete al riguardo. Pertanto, chi fosse interessato a farsi un regalo in questo senso, c'è interessante sconto. Mi metto tutto in descrizione perché adesso non ricordo. Scusate l'abbigliamento di oggi, ma fa freddissimo, malgrado il riscaldamento qui in cucina sia al massimo, è ovviamente buio e ho messo la mia lampada da LED. Io e il mio amichetto Tineco, ta-da! Vi ringraziamo. Ah, questo è Tineco One della serie S12. Ringrazio Tineco per la fiducia e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao.